Bueno, apenas si se ve el papá. Cari fratelli e sorelle. Buona domenica. Va a comenzar el Angelus. Vangelo della liturgia. Oggi ci parla di Gesù che nel Tempio di Gerusalemme denuncia davanti al popolo l'atteggiamento ipocrita di alcuni scrivi. A quest'ultimo era affidato un ruolo importante nella comunità di Israele. Leggevano, trascrivevano e interpretavano le scritture. Perciò erano tenuti in grande considerazione e la gente prestava loro reverenza. Al di là delle appartenenze, però, spesso il loro comportamento non corrispondeva a ciò che insegnavano. Non erano coerenti. Alcuni, infatti, forti del prestigio e del potere di cui godevano, guardavano gli altri dall'alto in basso. È molto brutto questo guardare l'altra persona dall'alto in basso. E loro si davano queste aree e nascondendosi dietro una facciata di finta rispettabilità e di legalismo si arrogavano dei privilegi e arrivavano persino a commettere veri e propri furti a danno dei più deboli, come le vedove. Invece di usare il ruolo di cui erano investiti per servire gli altri, ne facevano uno strumento di prepotenza, di manipolazione. Guardavano la gente, alcuni, dall'alto in basso. E succedeva che anche la preghiera per loro rischiava di non essere più il momento dell'incontro con il Signore, ma un'occasione per ostentare perbenismo e finta pietà, utile per attirare l'attenzione della gente e guardare i consensi. Ricordiamo quello che Gesù dice della preghiera del pubblicano e del peccatore, del fariseo, del pubblicano, di questa gente. Loro si comportavano da persone corrotte, non tutti, alimentando un sistema sociale e religioso in cui era normale avvantaggiarsi alle spalle degli altri, specialmente dei più indifesi, commettendo ingiustizie e garantendosi l'impunità. Ma di queste persone proprio Gesù raccomanda di stare alla larga, di guardarsi bene, di non imitarli. Anzi, con la sua parola e il suo esempio, come sappiamo, insegna cose molto diverse sull'autorità. Ne parla in termini di sacrificio di sé, del servizio umile, di tenerezza materna e paterna nei confronti delle persone, specialmente di quelle più bisognose. E Gesù invita che ne è investito a guardare gli altri dalla propria posizione di potere, non per umiliarli, ma per risollevarli, dando loro speranza e aiuto. Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci: io come mi comporto nei miei ambiti di responsabilità? Agisco con umiltà oppure mi faccio vanto della posizione mia? Sono generoso e rispettoso con le persone oppure le tratto in modo sgarbato e autoritario e con la gente più fragile? Sto loro vicino? So chiamarmi per aiutarli a realizzarsi, a rialzarsi? La Vergine Maria ci aiuti a combattere in noi stessi la tentazione dell'ipocrisia. Gesù dice a loro ipocriti. È una grande tentazione l'ipocrisia. E ci aiuta a fare del bene senza parire e farlo con semplicità. Agnus Dominus, Ave Maria. Crucevite Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum.
benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentes. Grazie a Tua, questo Domine, mentre vos nostri si infunde, che angelo annunziante, Cristi figli tua incarnazione coniugium, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria per tu campo, per Cristo un Domine un nome. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio e nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio e nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio e nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucia teis. Per quiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Mi fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Siviglia è stato proclamato beato Don Giuseppe Torres Padilla, cofondatore della Congregazione delle Suore della Compagnia della Croce. Vissuto nella Spagna dell'Ottocento, si distinse come sacerdote, confessore e guida spirituale, testimoniando grande carità con i bisognosi. Il suo esempio sostenga soprattutto i sacerdoti nel loro ministero. Un applauso al nuovo beato. Tre anni fa veniva avviata la piattaforma dell'azione Laudato Si. Ringrazio quanti operano in favore di questa iniziativa. A tale proposito auspico che la conferenza sui cambiamenti climatici COP29, che inizierà domani a Baku, dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune. Sono vicino alla popolazione dell'isola del Flores, in Indonesia, colpita dall'eruzione di un vulcano. Prego per le vittime, i loro familiari, gli sfollati. Rinnovo anche il mio ricordo per gli abitanti di Valencia e di altre parti della Spagna che stanno affrettando conseguenze dell'alluvione. Vi faccio una domanda. Avete pregato per Valencia? Avete pensato fare qualche contributo per aiutare quella gente? È una domanda soltanto. Sono preoccupanti le notizie che giungono dal Mozambico. Invito tutti al dialogo, alla tolleranza e all'instancabile ricerca di soluzioni giuste. Preghiamo per l'intera popolazione mozambicana affinché la presente situazione non faccia smarrire la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace. E continuiamo, per favore, a pregare per la martoriata Ucraina, dove vengono colpiti anche ospedali e altri edifici civili. E anche preghiamo per la Palestina, Israele, il Libano,
Myanmar, Sudan, e preghiamo per la pace nel mondo intero. Oggi la Chiesa italiana celebra la giornata del ringraziamento. Esprimo gratitudine al mondo agricolo e incoraggio a coltivare la terra in modo da custodirne la fertilità anche per generazioni future. Saluto con affetto tutti voi, romani, pellegrini, ragazzi dell'Immacolata, in particolare i fedeli provenienti dal Kazakistan, da Mosca, New York, Bastia, Corsica, da Veja dell'Algarve in Portogallo, da Varsavia, Lublin e altre località polacche. Saluto il comitato promotore del Patto Educativo Globale con i rappresentanti di numerose università cattoliche. Saluto i cresimanti di Empoli, i volontari del Banco Alimentare e la banda italiana dell'Arma Trasporti e Materiale. Speriamo che la banda poi ci faccia sentire qualcosa bella. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.